Col botto inizia il mondiale di casa, il mondiale di Anterselva, dopo che i botti c'erano stati prima, dopo che c'erano state insomma vicende poco felici in questo pre-mondiale Anterselva 2020. C'erano stati diversi veleni tra Virer e Vittozzi, grazie alle parole di Vittozzi al Messaggero Veneto, che avevano scaturito un vero e proprio polverone in Casa Italia prima di questi campionati mondiali. E speriamo che questa staffetta, questa relay, questo mix riesca a mettere a posto un po' tutti questi pezzi che si erano andati a scaturire, a dividere prima di questi mondiali, perché proprio grazie a Virer e Vittozzi, oltre ovviamente al grande contributo di Hofer e Windisch, otteniamo un grande argento nella prima gara di questi mondiali, otteniamo subito una medaglia importante. Oggi chiaramente schieravamo l'artiglieria pesante del nostro biathlon, perché insomma sono alla fine il numero uno e il numero due maschili e femminili, con davvero tutti e quattro che si sono meritati questa bellissima medaglia d'argento, cedendo a una Norvegia che insomma anch'essa presentava le maggiori stelle, con Eckhoff e i due fratelli Bo, che chiaramente sono in vetrina, sono assolutamente tre atleti di spessore semplicemente eccelso, di conseguenza il fatto che siamo riusciti a lottare fino in fondo, anche perché insomma Dominic Windisch ha tenuto testa praticamente per tutto l'ultima sessione a Johannes Bo, cedendo soltanto alla fine all'ultimo poligono, perché ha usato proprio l'ultima ricarica all'ultimo poligono. Davvero anche Dominic Windisch disputato una frazione di altissimo livello, di altissima gamma, che chiaramente fa ben sperare fa ben sperare per il prosieguo di questi campionati mondiali, perché insomma chiaramente avere un Windisch in forma, l'abbiamo visto anche a Östersund in quel mondiale straordinario dello scorso anno, evidentemente avere un Dominic Windisch al top può comportare un grande risultato anche qui in casa, poi con il tutto il tifo di Anterselva che ti dà un valore in più, ti dà una marcia in più, un fattore in più, il fatto di giocare in casa, possono davvero rappresentare una grande possibilità e questi mondiali per i nostri azzurri, e già oggi l'abbiamo visto, perché si sono subito disimpegnati al meglio tutti e quattro gli staffettisti, perché a me ha colpito sinceramente soprattutto Luca Soffer, perché 2-0 al poligono, oltre a un rendimento eccelso sugli sci, fanno davvero ben sperare anche per Luca Soffer, perché se in uno sprint, in un individuale, trova grande solidità al poligono, viene abbinata chiaramente alla grande solidità, al grande apporto, al grande rendimento che offre costantemente sugli sci, chiaramente possiamo ben sperare. Possiamo tanto sperare anche al maschile di ottenere una gara che ci possa far sognare. Risposte che sono arrivate comunque anche al femminile, con Vittozzi che ha sbagliato un po' di più, Virer un po' di meno, ma alla fine insomma abbiamo portato a casa due ottimi poligoni, siamo riusciti a non girare, insomma in generale davvero soprattutto sugli sci abbiamo ottenuto una grande prova, ma anche al poligono stiamo dando delle dimostrazioni ben precise, a dimostrazione che abbiamo le credenziali di lottare anche contro le grandi nazionali, di lottare contro le grandi potenze, e questo mi sembra assolutamente un fattore importante per cominciare questi mondiali. Domani ci sarà peraltro anche la sprint femminile, come ho detto ha vinto oggi la Norvegia con Johannes Bo, che alla fine riesce a portare a casa la staffetta grazie al suo apporto finale, oltre appunto quello dei suoi compagni di squadra. E peccato, perché insomma Windisch era rimasto attaccato, Windisch era assolutamente vicino, ha disputato delle frazioni di livello altissimo,
Dominic Vindish, e il fatto di comunque giocare quasi alla pari contro Yannis Bo vuol dire avere una grande condizione e probabilmente aver anche programmato, scintillinato le energie in questi ultimi mesi per proprio arrivare al top della condizione a questo grande appuntamento che ti capita chiaramente una volta nella vita ed è da sfruttare quest'anno per tanti nostri atleti. Terza invece la Repubblica Ceca con Davidova, che chiaramente soprattutto per il proprio rendimento sugli sci dà un grande apporto alla nazionale ceca. Insomma, la delusione principale è stata sicuramente la Francia, che si presentava in asse di partenza con delle ambizioni che non sono state esattamente rispettate da parte dei transalpini. Di conseguenza, insomma, assolutamente anche questo fattore ha aiutato i nostri ragazzi ad ottenere subito un bell'argento per partire bene nel medagliere, visto che insomma l'obiettivo principale è già arrivare a 3-4 medaglie, sarebbe un discreto mondiale. Dalle 5-6 in poi vorrebbe dire aver disputato un ottimo mondiale. Insomma, siamo assolutamente in pari con questa tabella di marcia. Fatemi invece sapere voi nei commenti cosa ne pensate, lasciate un like, mi piace il video e condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci sentiamo domani per la sprint femminile, dove già riponiamo ottime speranze, soprattutto magari in Dorothea Wierer. E a questo punto arrivederci, cioè, al prossimo video.